Buonasera. Direte, come mai quest'oggi la tua diretta? Ma ci ho preso gusto. Ci siamo quasi tutti i giorni. Non ci siamo visti solo sabato e domenica, ma non stavo molto bene. Oggi devo darvi la notizia ufficiale. Vi ho detto che eravamo quasi sold out e che stavo quasi per completare le prenotazioni. Bene. Prenotazioni di cosa? Ci sei perso un pezzo. Allora, il 21 di gennaio, esattamente tra pochi giorni, tra circa 15 giorni, ci sarà il mio evento, il mio Open Day formativo, che anche in parte l'unica occasione che è l'opportunità di... Ciao Loretta, ciao Graziella, di trascorrere del tempo con me, dove parleremo di alimentazione, ma non di alimentazione in una visione nuova, in modo pratico e in modo funzionale, in modo che tu sappia come gestire i tuoi pasti quando ti ritrovi in difficoltà, non in un'ottica, oh mio Dio, mi metto a dieta. Lo so, oggi è lunedì e il 9 gennaio è l'emblema, è l'inizio di tutte le diete. Da oggi si dà il via, da oggi lunedì si riparte tutti alla carica. E invece io vi dico già che sì, se hai preso peso, se sai di aver gestito questo Natale poco bene, la soluzione è, prima di ricorrere a, mettiamo così, soluzioni estreme, la serie tolgo tutto il pane, tolgo di tutto, faccio il digiuno per 5 giorni e perdo solo peso, l'unica vera soluzione è andare a lavorare sulle tue abitudini alimentari, su come mangi, ma anche e su cosa mangi, ma anche il come lo mangi fa la differenza. Perché altrimenti potrebbero essere soluzioni veloci, quelle che trovi subito e immediatamente, ma che non sono durature nel tempo. Ti portano un risultato di 2 kg da qui a febbraio e dopodiché riprendi le tue vecchie abitudini e tutto torna come prima. Proprio perché quello che io voglio fare è evitare che questo succeda e voglio che tu non ricada in questo turbine deleterio per il tuo sistema nervoso anche, oltre che per la tua autostima, il mio obiettivo è avere un percorso per i miei clienti a 360 gradi. Un percorso che ha una parte dove ovviamente rientra un piano alimentare per dare un'indicazione su come consumare gli alimenti e quando, ma la parte principale, la parte pratica è che è importante, ciao Belina, ciao Loretta, ciao Antonella, capire anche come gestire gli extra, come è successo già oggi a Tania, come è successo a Sabrina, come è successo anche a Laura che mi ha detto e come è successo anche a Carmine e a tutti gli altri clienti che oggi ho visto in studio, sono tanti quelli che mi hanno detto dottoressa l'ho gestita e tranquillamente ho mangiato la mia fetta di panettone, ho fatto gli extra, ma comunque vado, ho perso peso. C'è stato anche chi è venuto da me dicendomi che ha preso peso, ma il suo obiettivo era un altro, subito riperderlo perché non si sente bene. Quindi la parte principale è non star lì a dire sì vabbè ci penso domani, sì vabbè no, ma mettersi subito è. Come diceva qualcuno, sono venuto a fare il punto della situazione. Ci ho pensato 2 giorni fa dicendo forse l'appuntamento con la dottoressa, ho guardato, ho detto ops, e tra 2 giorni andiamo a capire come va, andiamo a fare il punto della situazione, in modo da ripartire subito bene. Quindi all'interno di questo percorso che faccio con i miei clienti rientra anche quello che è l'Open Day. Ciao Attilio, l'Open Day che ho organizzato, un percorso che ci permette di capire come gestire l'aperitivo, come gestire il pranzo con gli amici o come gestire un evento o qualsiasi pasto quotidiano. In questo contesto infatti ho suddiviso il mio evento in 3 pasti che andremo a consumare insieme: colazione, pranzo e cena. L'evento, ciao Antonella,
l'evento è suddiviso su tre passi in modo che chiunque faccia tre passi con me, ma la cosa importante, oggi facciamo un approfondimento, non significa che chi farà la colazione con me avrà informazioni solo sulla colazione, ma chi farà la formazione con me a colazione avrà una formazione sulla sua giornata alimentare in generale, tutta la sua giornata, e consumerà con me un pasto. Sì, hai capito bene, mangeremo insieme. Quindi consumerà con me direttamente la colazione, in pratica mentre noi andremo a parlare di alimentazione. La stessa cosa avverrà col gruppo del pranzo, che parleremo di alimentazione, ma in sinergia andremo a pranzare insieme. Ciao Laura. E la stessa cosa succederà anche per chi farà l'aperitivo con me. C'è la possibilità quindi di fare l'aperitivo, ma allo stesso tempo aggiungere una parte formativa insieme. Tutto questo prima mi è chiesto da una cliente: ma quindi mi devo portare carta e penna? Devo prendere appunti? Solo chi parteciperà all'evento, sì, solo quei pochi no, quei fortunati che sono stati subito attivi, si sono aggiudicati il posto, avranno non solo la possibilità di avere una formazione, ma avranno anche quello che è la mia guida alla sana alimentazione. Una guida che spiegherà dove tutti i giorni avranno lì a casa per aprire e dire: cosa mi ha detto? Aspetta che vado a vedere che non mi ricordo. Una guida che li aiuterà e avranno sempre con sé, proprio perché è importante sì avere delle informazioni, ma andare a poterle consultare anche successivamente. Solo chi parteciperà all'evento avrà tutto questo. Proprio perché è un premio legato a chi ha dimostrato di essere attivo per il suo benessere. Ma questa diretta di oggi, oltre a spiegare tutto questo, vi vuol dire che vi piace l'idea? Sì. Ci vorresti partecipare? Sì. Purtroppo però ti dico una cosa. Io ho dato l'annuncio per questo evento tra il 30 e il 31 di dicembre. L'aperitivo è andato sold out entro una giornata. Il pranzo ci ha messo 3 giorni. Adesso abbiamo completato tutte le prenotazioni per la colazione e stiamo iniziando a prendere le prenotazioni per la lista di attesa. Cosa significa? Chi è in lista di attesa significa che sarà lì. E nel caso in cui ci fossero delle prenotazioni rispetto a quelle che sono le modifiche di chi è arrivato prima e si è prenotato, riceverà in quel caso una notifica e gli dirà: guarda che ho la disponibilità a quest'ora, quindi posso inserirti. Lo so che siamo già al 9 di gennaio, ma il 7 avevo completato quasi buona parte dei posti e in questo weekend quei pochi posti che erano disponibili sono andati completamente sold out. E lo so che è bella l'idea, ma il mio studio non è enorme e riuscire a far entrare è grande, ma non da far entrare 200 persone, quindi i posti sono limitati proprio per quello, anche perché fossimo tante persone io non riuscirei a dare la giusta attenzione che serve a tutti. Quindi adesso io, come avete sentito il campanello che suona, perché questo è un incastro tra una visita e l'altra, perché oggi sono qui in Carmagnola e nell'incastro della mia pausa ho fatto questo breve annuncio per informarvi che quindi vi aspetto. Per chi ha già preso appuntamento con me e già confermato appuntamento per quanto riguarda il sold out e la sua fascia oraria, è confermata la sua partecipazione. Chi invece è in fascia oraria riceverà presto delle comunicazioni per capire se riusciamo ad inserirle nelle fasce orarie o in caso di eventuali variazioni. Questo lo riceverà la comunicazione effettiva qualche giorno prima dell'evento. E se invece vuoi prendere un appuntamento con me, come si fa? Dici: boh, basta, ho deciso, è gennaio, oggi è il 9 di gennaio, l'inizio di tutti i piani alimentari e io ancora non ci ho pensato bene. Dovessi avere questa esigenza,
gli dico subito, scrivimi un messaggio WhatsApp dicendo: guardi dottoressa, vorrei prendere un appuntamento con lei. Scusi facendo, riceverai la mia guida che con tutte le informazioni necessarie per prendere un appuntamento, e subito dopo potrai scrivere subito alla mia collaboratrice dicendo: sono interessata su un appuntamento su Torino Carmagnola, e ti darà la prima disponibilità. Va bene? Io dopo questo vi saluto, continuo la mia giornata ricca di soddisfazioni. Alcune le avete già viste che hanno pubblicato i post all'interno del mio gruppo, ma non solo. Quindi non star lì a indugiare. È il momento di partire? Bene, fallo subito, non aspettare ancora. Stai aspettando già da dicembre che dici: dopo lo faccio, dove lo faccio. Adesso è il 9 di gennaio, non è più il momento di dire lo faccio, perché tra un po' è arrivata Pasqua e tra un po' sei ancora lì a dire tra un po' parto col piano alimentare. Giusto? Ciao ancora, buona serata e buon inizio settimana, oltre che buon 2023.